Padron Fabrizio Fusi, pochi giorni alla finale di Coppa Italia d'Eccellenza, un'esperienza che avete già vissuto 3 anni fa. Quali sono le emozioni? Quali sono le aspettative per questa partita che può essere decisiva per la stagione vostra? Le aspettative, dunque, io fra l'altro tengo molto particolarmente la Coppa Italia. L'abbiamo vinta 2 anni fa, è stato veramente un motivo di soddisfazione. Per cui, ecco, ripetersi ci piacerebbe parecchio, sia a me personalmente che a tutta la società e anche ai giocatori, naturalmente. Per cui ecco, noi andremo a giocare mercoledì determinati, consapevoli che dall'Arcerense è una squadra al pari nostro sicuramente, per cui ecco, ce la giocheremo al 50%. Però ecco, ci si va determinati e convinti e vogliosi di fare il risultato, quello senz'altro. Ercolino l'anno scorso ha vinto la Coppa Italia con il San Gimignano, voi l'avete vinta appunto, come ha Sì, 2 anni accennato fa, lei, cioè due certo. anni fa, quindi c'è anche la Cavala che magari gioca a vostro favore, dall'altro lato c'è la classifica del campionato che vi vede un po' atterrati e quindi forse davvero la Coppa Italia potrebbe essere anche la strada per tornare in Serie D. Sicuramente così. Noi sulla finale, sulla Coppa Italia ci puntiamo veramente perché, come hai detto te, potrebbe essere proprio un trampolino di lancio eventualmente per ritornare in Serie B. Ecco, al ritornare in Serie B dico che ci teniamo perché la Serie D è veramente un bel campionato, un campionato a un livello superiore rispetto all'eccellenza e purtroppo l'anno passato abbiamo sbagliato tante cose, ne abbiamo pagato le conseguenze, per cui ecco, comunque ci si ritornerebbe volentieri. Naturalmente la partita, noi abbiamo ora 3 partite, Montevarchi, la finale e la se stessa in casa, sono 3 partite determinanti per noi e io ritengo molto importante anche la partita di domenica con il Montevarchi, perché a seconda del risultato che andremo a fare con il Montevarchi, anche per andare con lo spirito giusto mercoledì alla partita di Porta Romana, per noi la partita di domenica a Montevarchi è veramente importante. Si aspetta un bel seguito anche da parte del pubblico, sia di San Donato che di Tavernelle mercoledì. Sicuramente da Tavernelle un centinaio, 120 persone verranno sicuramente, anche da Darciano. Io aspetto una cornice di 400-500 persone perché ci saranno tanti addetti. Ecco, il mercoledì c'è tanti addetti del circondario di Firenze, per cui mi aspetto un bel pubblico per mercoledì. Speriamo che il tempo ci assista, visto la stagione insomma un po' così e così, speriamo sia una bella serata. Insomma, ecco. Ma l'importante è una serata di calcio, insomma, ecco, da divertirsi, insomma, ecco. Se l'aspettava le difficoltà nel girone d'andata della sua squadra? Dico la verità, non me l'aspettavo, ecco, eravamo partiti con altre aspettative. Ecco, ora in questo momento abbiamo ritrovato il gruppo, abbiamo ritrovato la squadra, la determinazione, la consapevolezza, cosa che è mancata purtroppo nel girone d'andata. Noi per ritrovare il gruppo e la squadra purtroppo abbiamo perso il girone d'andata. Però non è mai troppo tardi, e noi ci crediamo ancora, dico la verità, non di vincere il campionato ma di arrivare nelle prime 5. Perché vincere il campionato, insomma, abbiamo dato troppo vantaggi o vantaggio alle squadre che ci stanno davanti, però sicuramente la seconda parte del campionato sarà diversa dal girone d'andata, sicuramente. Ci spero veramente.